Due parole di ringraziamento, perché ho visto che siete venuti in tanti. Vi ringrazio a nome di tutta la collettività della SAU, che sono un centinaio di persone fatti da tutti i ragazzi giovani che hanno la filosofia di dimostrare che la SAU è un'azienda che vuole prepararsi a modo sul mercato, offrire alla clientela il massimo di servizio. Quindi io, a nome loro, siccome sono il presidente dell'azienda, volevo ringraziarvi e considerare che la filosofia della SAU è un'azienda aperta, quindi è aperta tutto l'anno, quindi noi con la clientela vorremmo intrattenere un rapporto vivo e stretto, nel bene o nel male, insomma nella contestazione, nel bel prodotto e via eccetera. Quindi abbiamo questi ragazzi che sono veramente meritevoli, perché, come dico, sono tutti giovani e stanno progettando un'azienda veramente interessante. Se la SAU è questa che avete visto, il merito è loro, è il merito di questi 100 ragazzi che sono tutti giovani, compresi da un'età che va dai 30 anni ai 36, 37 anni. Quindi grazie a questi ragazzi qua. Sì. Quindi io volevo dire solo questo, vi rinnovo i ringraziamenti a nome di tutti, a nome soprattutto loro, e adesso lascio la parola ai nostri tecnici, perché vi illustreranno un attimino quello che stiamo facendo, quello che abbiamo in ordine di fare, confidando che tutto questo diventi un risultato positivo per noi. Quindi avrete modo di sentire il nostro direttore di produzione Nicola Fraulini, il nostro direttore tecnico che è Massimo Comastri e il nostro direttore commerciale che è Luca Caumo. Io lascio la parola a loro, non voglio altro spazio. Vi ringrazio di nuovo, grazie mille e buona partecipazione. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, per i dati dell'azienda, avete visto, avete fatto il giro dell'azienda, volevo darvi altre indicazioni per completare un attimino il quadro della nostra sede. L'anno di fondazione è il 1982, i dipendenti qui a Polinago sono 105, l'area totale sono 24.000 metri quadrati, di cui coperti 18.000 su 7 livelli, che avete appena visto. Di uffici circa abbiamo 1.000 metri quadri. Oltre alla sede di Polinago abbiamo la filiale a Modena, la filiale a Modena che prevalentemente serve con il servizio banco i clienti della zona, dell'Emilia. In più abbiamo concentrato il nostro magazzino completamente a Modena, perché il nostro cliente è sempre più esigente e il materiale non lo vuole più il giorno dopo, ma se possibile il giorno prima. Ci stiamo organizzando per dare questo servizio. Non so se ce la faremo, ma ci proviamo. Di conseguenza abbiamo portato il magazzino a Modena per dare questo servizio, perché a Modena si dà la possibilità al cliente di poter ordinare anche nel tardo pomeriggio, cosa che qui per ovvi motivi di distanza dalla città non era più possibile. A Modena ci sono 15 dipendenti, un'area di 2.500 metri, gli uffici di 500 metri e circa 2.000 metri di magazzino. Il prodotto finito è tutto a Modena. A Modena serviamo sia il nostro utilizzatore, come detto prima, serviamo i nostri rivenditori in tutta Italia e facciamo le spedizioni per tutto il mondo. In Italia lavoriamo con utilizzatori finali e con i nostri rivenditori. Per quanto riguarda la rete di vendita in Europa, siamo presenti praticamente, come vedete, in tutti i paesi dell'Europa, in particolare per il mercato tedesco, che è il nostro mercato principale. Fuori dall'Europa lavoriamo con alcuni paesi, prevalentemente in Africa, in Asia, e in America, negli Stati Uniti e in Canada. Come voi ben sapete, oggi la struttura dei nostri cataloghi, dei nostri prodotti, l'abbiamo suddivisa su varie tipologie di cataloghi. Il catalogo generale, GK210, poi abbiamo fatto il catalogo dei nostri prodotti metallo duro, punte e frese, i maschi, e il nuovo catalogo mandrineria, questo nuovo prodotto che è appena uscito con una nuova tipologia di mandrini. Entro, diciamo, i primi mesi del 2014 stiamo lavorando per offrire ai nostri clienti un catalogo unico molto più comodo, dove raggrupperemo tutti i prodotti.
Questa è la carrellata dei prodotti che presenteremo adesso e faremo vedere la lavorazione in macchina. Ci sono alcuni prodotti nuovi, alcuni prodotti in arrivo e altri prodotti di punta della SAU. Qui abbiamo la nuova fresa, questa è la fresa 1502, è una nostra nuova fresa ad alti avanzamenti. Montiamo un inserto bilaterale con 6 taglienti, quindi di conseguenza un costo tagliente molto competitivo, è un inserto molto robusto, una massima profondità di passata di 2 mm, corpo ultimamente, vista la moda che la seguiamo anche noi, sono nichelati. E questo è un nostro inserto, è uno dei primi prodotti SAU che non siamo intercambiabili con nessuno, è un nostro progetto, abbiamo sviluppato l'inserto assieme ai nostri sintetizzatori. Bene, io direi, ora passiamo, presenteremo le slide dei prodotti e faremo vedere anche la prova in macchina direttamente. Salve a tutti, come ha detto Luca, adesso faremo delle varie lavorazioni su tutti i prodotti che abbiamo presentato, quelle che sono le novità del nostro catalogo, e partiamo con la nostra fresa che è una 1502, cioè una fresa ad alti avanzamenti di diametro 52 e 4 taglienti. Noi la macchina che utilizzeremo oggi per fare le prove è una VEA con 15 kW, quindi una macchina abbastanza robusta ma non eccessivamente. Quindi i parametri che adesso vedete nella slide, comunque vi dirò, sono abbastanza legati al discorso della macchina che non è così performante e potente, perché le frese ad alti avanzamenti hanno bisogno di tantissima potenza come macchina e di rigidità. Quindi il materiale che lavoreremo in questa fase, ma anche in tutte le altre fasi che vedremo dopo, è un 20 manganese cromo 5, trattato a una durezza di 20-22 HRC. L'inserto che utilizzeremo è il VNMT 1405. Lo utilizzeremo a una velocità di taglio di 250 metri al minuto, con una FZ al dente di 1,5 mm e una profondità di passata di 1 mm. L'impegno della fresa sarà di 33 e questo svilupperà un volume trucciolo al minuto di 303 cm cubi. Ora presenteremo la lavorazione con la nostra fresa 4501, è una fresa che abbiamo già da tempo, una fresa che monta un inserto bilaterale 8 taglienti, quindi un costo al tagliente molto competitivo, l'inserto è molto robusto per avanzamenti anche in questo caso molto elevati. La gamma di queste frese è una gamma molto ampia, va da diametro 50 a diametro 250.
passo normale e passo fine. Il corpo è sempre nichelato, fuori di adduzione del refrigerante e anche ad aria. E qui abbiamo un basso assorbimento di potenza, nonostante sia un inserto bilaterale. Questa prova di lavorazione viene fatta in due modi. In poche parole, avremo una prima parte dove faremo vedere una sgrossatura, quindi con un avanzamento al dente un po' più elevato, e una seconda parte dove faremo vedere una finitura che si può ottenere con la stessa fresa. Come alcuni hanno già visto, su quei tavoli c'è proprio un pezzo dove abbiamo già messo il pezzo di mostra per far vedere la differenza di finitura che si ottiene con la fresa che abbiamo utilizzato prima e con una fresa di questo tipo. Quindi una fresa di questo tipo potrebbe essere molto versatile, con delle profondità di passate alte, quindi alti avanzamenti per sgrossare, e utilizzarla praticamente con logicamente gli avanzamenti più adeguati per finire, che si ottengono le rugosità inferiori allo 0,5. Quindi la prima lavorazione che andremo a effettuare sarà a una velocità di 250 metri al minuto con un avanzamento al dente di 0,25 e una P, quindi una profondità di passata di 3 mm. L'impegno della fresa è di 55 mm, quindi otteniamo un volume trucciolo di 287 cm cubi al minuto. Mentre nella seconda fase faremo vedere una finitura dove manterremo la stessa velocità di taglio, ma abbasseremo la FZ per ottenere logicamente una finitura migliore del piano e andremo a 0,125 e anche la profondità di passata sarà solo di 0,5 mm. La E rimarrà invariata, rimarrà sempre di 55 mm e quindi calerà notevolmente il volume trucciolo, che è 24 cm cubi al minuto. Adesso passerà la finitura. Ok, adesso rivedremo la fresa di prima ad alti avanzamenti, però la utilizzeremo in maniera diversa. Andremo a creare un foro nel pieno, logicamente con una lavorazione di interpolazione circolare. Quindi qua i parametri saranno diversi di quelli, rispetto a quelli che abbiamo utilizzato in precedenza per la spianatura e fresatura. Praticamente la velocità di taglio è 250 metri, l'avanzamento al dente è un po' più basso, è 1,3 mm, e qua abbiamo una P, quindi ogni giro scenderà di 1,2 mm, e quindi la E sarà l'impegno totale della fresa, perché 52 mm, e svilupperà un volume trucciolo di 414 cm cubi al minuto. È una fresa, sì, sempre ad alti avanzamenti, è sempre quella di prima, certo.
S2000, questa è la nostra fresa, ha un taglio molto dolce, fresa a spallamento. Queste tipologie di frese hanno un bassissimo assorbimento di potenza rispetto alle frese tradizionali a spallamento, circa di un 20% meno assorbimento di assorbimento. Ampia gamma, qui abbiamo la versione 7, lato 7, lato 11 degli inserti, che è la nostra gamma storica. Negli ultimi mesi abbiamo inserito il lato 17, perché i nostri clienti lo richiedevano e quindi abbiamo fatto anche la fresa con l'inserto 17. Qui andiamo come gamma di diametri dal lato 7, che parte da un diametro 10, fino ad arrivare al lato 17 con la fresa di 100, quindi un'ampia gamma. Spallamenti molto precisi, perché è una fresa molto precisa, ideale per penetrazioni assiali a tuffo e interpolazione licoidale circolare. Corpo fresa, come ho detto già, molto preciso per un'ottima finitura. Con queste tipologie di fresa e questi inserti abbiamo la possibilità di montare anche degli inserti raggiati che, sfruttando una P più bassa, riusciamo ad avere anche degli avanzamenti al dente molto elevati. Qua andremo a fare un'interpolazione praticamente all'interno del foro che abbiamo appena fatto con la fresa ad alti avanzamenti, dove andremo a finire praticamente la superficie lo faremo in due passate, in due giri, proprio per fare vedere che questa fresa, avendo uno spallamento molto preciso, non si nota il gradino tra una passata e l'altra. Quindi qua utilizzeremo i seguenti parametri. Allora, ripeto ancora, il materiale che viene lavorato in questo caso è un 20 manganese cromo 5, ha una durezza di 20-22 HRC. Il diametro che andremo a fare, da 80 che abbiamo fatto in precedenza, lo porteremo a 90 mm, per una profondità di 16 mm, quindi due passate fondamentalmente da 8 mm. Ha una velocità di taglio di 190 metri al minuto, con avanzamento al dente di 0,25 e un impegno della fresa, logicamente, solo 5 mm. Il volume trucciolo è di 60,5 cm cubi al minuto. Qui abbiamo un nostro nuovo prodotto che dovremmo essere pronti circa, se sono bravi, metà fine settembre, quindi saremo pronti con la gamma in quel periodo lì. Nel frattempo, con le punte che abbiamo fatto, vi facciamo vedere un'ulteriore prova. L'inserto è un inserto a 4 taglienti, quindi una massima economia anche in questo caso di produzione, una lunga durata vita utensile, perché abbiamo degli inserti molto robusti, con uno spessore importante, quindi sono molto robusti, hanno un'ottima evacuazione del trucciolo grazie al nuovo profilo dell'elica che abbiamo ottimizzato rispetto alle punte standard che abbiamo oggi. Ottima stabilità della punta anche in entrata, che spesso le punte di inserti creano dei problemi, come ben sapete. Sono sempre nichelate per una migliore scorrevolezza del trucciolo, perché in questo caso mi sento di dire che gli utensili, la nichelatura, soprattutto nelle punte, visto che andiamo in un foro, serve ad evacuare bene il trucciolo. Una gamma che faremo una gamma che andrà da diametro 15 inizialmente fino a diametro 60, lunghezza tre volte il diametro, con le mezze misure fino a diametro 30. Ora andremo a forare con una punta di diametro 25, praticamente il solito materiale, che è il 20 manganese cromo 5, una durezza di 20-22 HRC. Il foro è un foro di 25, faremo un foro passante, quindi attraverserà tutto il pezzo, che è 55 mm. Utilizzeremo una velocità di taglio di 200 metri al minuto, con avanzamento al giro di 0,14. Questo produrrà un volume trucciolo di 20,5 cm3 al minuto.
C'è da dire una cosa, che qua, tipo la fresa ad alti avanzamenti, che è importante, che gli avanzamenti che stiamo utilizzando, i parametri del lavoro, sono legati purtroppo alla tipologia di macchina. Questa macchina non ci permette di poter andare più forte, però se una macchina è robusta e quant'altro, può sicuramente spingere di più con l'avanzamento, anche con la velocità di taglio. Questo è un altro nuovo prodotto che abbiamo anche brevettato. Questo è il nuovo smussatore. Sono appena usciti, abbiamo fatto la prima serie in questi giorni. Poi arriveranno anche le nuove brochure che spiegheranno bene il prodotto. Con questo prodotto cosa riusciamo a fare? Riusciamo a fare la foratura e la smussatura in un'unica operazione. Quindi il range di foratura che riusciamo a fare con questo prodotto va da diametro 5 a diametro 18. L'articolo SMU, che è questo alla vostra destra, praticamente sono delle pinze e le possiamo montare su tutte le tipologie di mandrini portapinza e anche sui torni motorizzati. Quindi vengono utilizzati sul torno motorizzato e riusciamo anche ad avere più posti nella torretta, che questo di solito è un problema nelle officine. L'inserto è alloggiato su una lama, su un portalama singolo, che in caso di rottura, in questo caso qui, andiamo a cambiare solamente una lama. La gamma del prodotto è composta da smussatori a 45 gradi e punte integrali con attacco portapinza tipo R e da una serie di smussature a 45 gradi con attacco whistle notch, che sono quelli integrali che vedete qui in basso. Qui in questo caso alloggiamo delle punte integrali sempre con gli attacchi, con l'attacco rinforzato, col gambo rinforzato da 6 fino a diametro 18. Prego. Questo prodotto è un prodotto nuovo, come diceva Luca prima. Questo prodotto può essere molto utile nel caso debba essere montato su macchine che hanno poche postazioni utensili e che quindi con un'operazione unica riescono a fare la foratura e la smussatura, cosa penso abbastanza normale per qualsiasi foro che si vada a creare. Logicamente quindi qua la lavorazione sarà pilotata fondamentalmente dalla punta, perché è la punta che fa l'avanzamento e il numero di giri e la velocità. Quindi gli inserti sono stati progettati in maniera un po' differente dagli inserti standard per far sì di lavorare con avanzamenti di solito inferiori rispetto al normale utilizzo di un inserto. Quindi sono un inserto che è stato creato e dedicato solo per questa tipologia di smussatore. Qua utilizzeremo una punta di 8,5 perché dopo poi faremo vedere una maschiatura e quindi andremo a fare un M10, quindi foreremo di 8,5 completamente il foro di tutta la piastra di 55 mm, utilizzeremo una velocità di taglio di 50 metri al minuto e un avanzamento al giro di 0,18. Questo produrrà un volume trucciolo di 19 cm cubi al minuto.
La prossima operazione faremo la maschiatura. La maschiatura la faremo con due tipologie di prodotti diversi. La prima con la maschiatura col mandrino calettamento termico. Quindi con la maschiatura calettamento termico, massima rigidità di lavorazione, la faremo con un nostro maschio. Con un nostro maschio, i nostri maschi abbiamo sia la gamma d'acciaio che la gamma per la ghisa, vanno da M6 a M20. Hanno tutti la lubrificazione interna e useremo un mandrino con calettamento termico con tolleranze di concentricità 3 micron e sono tutti equilibrati in G6,3. La seconda maschiatura che andremo a fare sarà con un nostro, faremo una maschiatura sincronizzata, quindi avremo un perfetto allineamento del maschio col foro, la durata del maschio è nettamente superiore a un sistema di maschiatura tradizionale, chiaramente. Questo ci permette inoltre di avere un cambio rapido dei maschi e delle bussole. Quindi tutti i nostri mandrini, questi qui, sono tutti col passaggio di lubrificazione interna fino a 50 bar. La caratteristica, oltre al maschio a calettamento e mandini a calettamento, anche in questo caso abbiamo degli ingombri sui nostri mandini molto ridotti. Sì, questa è una filettatura, quindi c'è poco da raccontare, poco da dire, e quindi faremo un M10 con praticamente velocità di taglio 20 metri al minuto. Questo è il mandrino a calettamento, quindi una filettatura completamente rigida, quindi macchine moderne, precise, nuove, che non hanno errori quando praticamente si fa l'inversione per uscire, mentre il secondo mandrino è questa tipologia di mandrino nuovo, detto sincronizzato, perché dà la possibilità, è un mandrino diciamo semirigido rispetto ai vecchi mandrini tradizionali compensazione, questo dà la possibilità delle piccole compensazioni assiali in caso in cui la macchina quando fa l'inversione leggermente è sfasata nel ritorno, cioè permette di essere compensata da questa piccola corsa assiale che ha in ritorno. Di conseguenza dovrebbe creare meno problemi al maschio perché non lavora in uscita e quindi una durata del maschio maggiore. Anche qua utilizzeremo sempre la stessa velocità di taglio di 20 metri al minuto. Ora passiamo ai nostri prodotti in metallo duro, i nostri prodotti più performanti della nostra gamma. Faremo vedere una prova con le nostre frese, prima faremo delle sgrossature, poi faremo delle finiture, faremo vedere la differenza fra una fresa tradizionale e le nostre frese che hanno delle caratteristiche particolari. Per quanto riguarda la SMV4404, che è la nostra fresa da sgrosso, è una fresa dove abbiamo creato sui taglienti un rinforzo. Questo è la testa della fresa è a divisione irregolare. Questo cosa permette? Lavorazioni senza vibrazioni, fresature cava profonde fino a due volte il diametro, avanzamenti molto elevati e anche una vita utensile maggiore. Poi passeremo alla lavorazione di finitura con una fresa, faremo sempre una cava anche con questa, la 4401 è la nostra fresa divisione irregolare a passo variabile, 35-38 gradi. Anche in questo caso avremo delle ottime finiture di superficie e lavorazioni senza vibrazione, di conseguenza avanzamenti elevati e minore assorbimento di potenza anche per quanto riguarda la macchina. Anche per quanto riguarda questa fresa qua, la 4401,
riusciamo a fare cave profonde fino a 2 volte il diametro. Allora, adesso vedremo una serie di lavorazioni, praticamente con la frese, con prima 2 frese a sgrossare e poi con le 2 frese a finire che appena aveva parlato Luca. Allora, abbiamo voluto mettere in contrapposizione la fresa tradizionale, con quindi un tipo di affilatura abbastanza tradizionale, e la nuova fresa con questi tipi di affilatura moderni che permettono in questo modo più produttività. Nel primo caso utilizzeremo una nostra SMV4304, che è il nostro catalogo normalmente, con una velocità di taglio di 60 metri al minuto, un avanzamento al dente di 0,045. Quindi questa produrrà un volume truccio di 55 cm cubi al minuto. Nel secondo caso si vedrà, praticamente prima verrà fatta una cava, poi verrà fatta un'altra cava, praticamente si utilizzerà la nuova fresa, che è la 4404, dove praticamente andremo al doppio della velocità di taglio, che andremo a 120 metri al minuto, con un avanzamento al dente di 0,064. Questo svilupperà praticamente il triplo del volume trucciolo, praticamente 156 centimetri cubi al minuto. Dopo questa operazione vedremo la successiva, che sarà praticamente quella di finitura. Faremo lo stesso paragone tra una fresa con affilatura tradizionale e una fresa con questi concetti nuovi di affilatura con passo variabile e altre cose. E anche qua si nota il volume trucciolo, che nel secondo caso è quasi 4 volte superiore. Logicamente si potrà sentire, visto che la macchina è qua, anche il rumore che fa differente, che nel primo caso la macchina vibrerà, sembrerà che sforzi, mentre nel secondo caso lavorerà molto, avrà un suono sicuramente migliore. Thank you.
Questo è un prodotto storico ormai della SAO, lo conoscete in molti, è il nostro lammatore, lammatore allargatore S656, un lammatore con grandi performance. Utilizziamo i due taglienti, i due inserti, un inserto molto robusto, controlliamo molto bene il trucciolo. Questa è la cosa importante, anche la gamma di questo prodotto. Andiamo dal diametro 11 fino al diametro 50, comprese le misure intermedie. Anche qui la profondità di lavorazione riusciamo ad arrivare fino a 2,5 volte il diametro. Qua andremo ad eseguire praticamente la lamatura dei due fori eseguiti in precedenza di diametro 25, andremo ad allargare praticamente a diametro 40, quindi faremo quella che è la sede di una brugola di M24. Torno a precisare il materiale in cui viene lavorato il 20 manganese cromo 5, ha una durezza di 20-22 HRC. Utilizzeremo una velocità di taglio di 150 metri al minuto con un avanzamento al dente, in questo caso, di 0,1. E qua, praticamente, siccome allarghiamo il foro da 25 a 40 mm, abbiamo 15 mm di IAE, cioè di quello che è impresa la fresa. Logicamente sono 7,5 mm per parte a inserto. Questo svilupperà un volume trucciolo di 110 cm cubi al minuto. Allora, 6,13 e 6,14, queste sono le nostre frese smussare a centri in area 43-45 gradi. Possono eseguire appunto centrini, svasature di fori, lavorazioni di smussature, scanalatura a V dal pieno. Un solo inserto per tutti i tipi di materiali di applicazione, perché andiamo a fare delle operatività abbastanza semplici, ed utilizzabile con fori sui centri di lavoro che sui torni a controllo. Qua semplicemente andremo ad eseguire una smussatura di tutto il pezzo che abbiamo fatto fino adesso e utilizzeremo due frese, una di inserti per andare a smussare e poi utilizzeremo una fresa integrale, un centrino integrale metallo duro dove andremo a fare una pantografatura, una scritta sul pezzo. Da tenere presente che anche qua abbiamo un vincolo con la macchina che non ci permette più di 6.000 giri al minuto. Logicamente per fare lavorazioni di questo tipo, visto che sono diametri molto vicini allo zero, bisognerebbe poter salire di velocità e quindi ottenere, diciamo, degli effetti migliori, meno bave e quant'altro. Purtroppo siamo limitati da questo, però diciamo che la lavorazione rende bene l'idea lo stesso.
Allora, qui abbiamo le nostre, oltre ai mandrini a calettamento, chiaramente nella nostra gamma vi volevamo ricordare che abbiamo una vasta gamma di macchine a calettamento, dalle più semplici alle più performanti. Qui abbiamo un esploso delle nostre macchine. Un altro prodotto SAU, brevettato anche questo, brevettato di cui abbiamo la rivendita per tutto il mondo. Alcuni di voi conoscono già molto bene questo prodotto perché lo vendiamo da parecchio tempo e lo utilizza già in officina. Questo prodotto ha la caratteristica di questo prodotto è che con una sola impugnatura abbiamo 14 lame Torx che vanno dal T6 fino al T20. Non necessita nessuna regolazione al cambio delle lame perché è automatico, quindi è impossibile sbagliare. Quindi di conseguenza avremo meno rotture di inserti e anche di corpi fresa, che a noi dispiace un po', però anche questo non succede. Con la garanzia di un giusto serraggio sempre, e migliora la durata e la qualità, tra l'altro, dei fori finiti. Bene. Nel giro avete visto... questo, grazie. Nel giro avete visto anche nei nostri vari reparti che la SAU, per chi non lo sapesse, ha anche la costruzione di utensili speciali, sia fissaggio meccanico che in metallo duro integrale. Abbiamo finito, vi ringrazio molto per l'attenzione.